Ragazzi, ma voi avete mai visto un corvo ingegnarsi così tanto per raggiungere del cibo? Guardate, allora, lui ha davanti due tubi, uno è pieno d'acqua e l'altro è pieno di sabbia e in entrambi c'è una ricompensa in cibo. Ma il corvo ignora completamente il tubo con la sabbia e si concentra solo su quello con l'acqua. E inoltre ci butta dentro le pietre come se sapesse che facendo così il livello d'acqua si alzerà, riuscendo, zac, a prendere il boccone. Incredibile! Però aspettate, perché ci sorprende così tanto? Beh, perché forse non siete ancora iscritti al nostro canale. noi abbiamo appena raggiunto i 100.000 iscritti e ora viaggiamo verso nuovi traguardi solamente grazie a voi. Quindi se sei nuovo di qui, iscriviti al canale perché c'è tantissimo da imparare sugli altri animali. E abbiamo anche una novità importante, cioè abbiamo attivato una nuova funzione che è la multilingua di YouTube. Che cosa vuol dire, ragazzi? Che questo video voi potrete vederlo anche in inglese da oggi. Basta andare sulla rotellina in basso a destra del video e nelle impostazioni selezionare la traccia audio che preferite, quindi o inglese o italiano. Allora, tornando a lui, che ve lo presento, lui è il corvo della Nuova Caledonia, che non si limita a scegliere il tubo con l'acqua, ma sceglie anche gli oggetti da usare, perché è molto meglio usare quelli che affondano rispetto a quelli che galleggiano, altrimenti la ricompensa non viene su. E questo per noi è intuitivo. Ma i corvi? Per i corvi no. Loro lo imparano attraverso un mix di esperienza, osservazione, una sorta di lezioni di fisica di base. Ed è stato dimostrato che i loro risultati sono simili, comparabili a quelli dei bambini di 7 anni, cioè quell'età dove noi iniziamo a comprendere le relazioni causa-effetto, mentre invece i bambini più piccoli non hanno ancora acquisito del tutto, diciamo, questa capacità. In questa nuova puntata di Incontri Selvaggi su Sam, con i nostri protagonisti d'eccezione, io voglio sfatare l'idea che gli esseri umani siano più intelligenti degli altri animali. Anzi, voglio proprio mettere in dubbio il termine intelligenza, che, spoiler, non esiste. Anzi, diciamo così, non è corretto scientificamente. E chi meglio dei corvi poteva aiutarmi a farlo? Ammettiamolo, anche voi potreste pensare che l'intelligenza sia esclusiva degli esseri umani, magari delle scimmie, dei grandi mammiferi in generale? Ed è per questo che a volte ci sorprende così tanto vedere altri animali, come gli uccelli, compiere delle azioni così complesse. Come specie noi tendiamo sempre a considerare gli altri animali meno intelligenti perché abbiamo un po' questo complesso di superiorità, ma dovremmo riflettere su quale intelligenza noi stiamo comparando, perché non esiste una singola forma di intelligenza. Ogni specie, anzi vi dirò, all'interno della specie ogni individuo ha un insieme di capacità cognitive evolutive adattate all'ambiente in cui vive e in cui ha vissuto. Se chiedete ad un umano, ad esempio, di vivere sott'acqua come una balena, nonostante entrambi siano dei mammiferi, l'umano non lo saprà fare. Però per questo non lo consideriamo stupido, giusto? L'umano ha semplicemente altre capacità diverse dalla balena, e stesso discorso vale proprio per i nostri corvi. Ma sfatato questo mito, che cos'è che li rende così capaci? Il loro cervello, il loro encefalo, in proporzione al corpo, perché è tra i più grandi tra gli uccelli. Però non parlo proprio solo di dimensione del cervello, perché in realtà è la densità neuronale all'interno che fa davvero la differenza. Ci aiutiamo con una grafica, vedete? Questo è il cervello di un corvo che ha circa 2 miliardi di neuroni, mentre invece l'altro è un encefalo di scimmia cappuccina, che invece arriva a 6 miliardi. Ma andiamo a vedere però come sono distribuiti poi questi neuroni, perché nei corvi oltre la metà si concentra nel palio, che è la sede delle funzioni complesse, mentre la scimmia nella corteccia, che sarebbe l'equivalente del palio, ne ha solo un sesto. Ora, noi non possiamo dire che i corvi abbiano più capacità intellettive rispetto alle scimmie, cioè a questa scimmia, però possiamo dire sicuramente che eccellono in dei compiti specifici. In generale, la famiglia dei corvi di proprio è composta da uccelli molto ingegnosi, però attenzione, non tutti i membri della famiglia sono corvi. Infatti tanti dei componenti che io vi sto descrivendo appartengono sia ai corvi propriamente detti, sia alle cornacchie. Allora, la famiglia comprende tante specie. Tra i più famosi noi abbiamo il corvo comune, il corvo imperiale, quello della Nuova Caledonia che abbiamo visto prima. Poi però noi troviamo anche gazze, ghiandaie, cornacchie, ma cerchiamo di distinguerle velocemente. La gazza è bianca e nera con la coda lunga, la ghiandaia dei colori chiari pazzeschi, il corvo imperiale è grande,
tutto nero con il becco robusto, mentre invece la cornacchia ha il becco un po' più snello e il piumaggio nero e grigio. È vero, c'è anche la cornacchia tutta nera ed è proprio quella che noi in città finiamo sempre per scambiare per il corvo. Sono molto simili, però sappiate che è molto molto più raro incontrare un corvo in città rispetto a una cornacchia. Poi si sa, i corvi sono famosi proprio per la loro adattabilità, perché vivono in tutto il mondo tranne che in Sud America e ai poli, e sanno sfruttare la convivenza con ad esempio l'essere umano. Cioè, non so se l'avete mai visti, ma loro fanno cadere le noci sulle strade aspettando che le macchine passino per schiacciarle, cioè le schiaccino per loro oppure sfruttano le fontanelle per bere. Se pensate però che le loro capacità si limitino solamente alla risoluzione di problemi, aspettate di scoprire come i corvi interagiscono fra di loro. Io potrei veramente sbizzarrirmi a dirvi di che cosa sono capaci. Ad esempio, sono in grado di fabbricare, cioè costruire e maneggiare degli strumenti per raggiungere il cibo, ma senza imparare da altri, come se fosse parte del loro repertorio comportamentale naturale, cioè specie specifico. E se capiscono che quegli strumenti sono preziosi, loro li nascondono per non farseli rubare. Oppure comprendono la probabilità, veramente una capacità complessa, e si autocontrollano, ad esempio, quando c'è un cibo che non è tanto appetibile, non è tanto buono, loro ne mangiano poco, se sanno che dopo arriverà un premio molto più gustoso. È come se, mi tengo perché dopo c'è quello che mi piace di più e quindi poi mi strafoco dopo. Ce lo facciamo anche noi. Abilità individuali, ma anche di gruppo. In inverno loro si alleano, ma si alleano fra di loro e anche con i lupi, perché sembra che loro siano degli spazzini, che quindi che cosa fanno i corvi? Mangiano le carcasse di animali uccisi da altri animali, e i lupi invece sono, lo sappiamo, i perfetti predatori per eccellenza. Quindi i corvi cosa fanno? Segnalano eventuali pericoli ai lupi mentre cacciano, e i lupi invece poi gli lasciano le carcasse a disposizione dopo. Cioè, la ricompensa in cibo, praticamente una collaborazione vantaggiosa per entrambi. Il loro codice comunicativo è sorprendente, è una vera e propria lingua. Pensate che loro non parlano solo la lingua, ma a seconda della regione geografica loro possono parlare un dialetto, e hanno un vocalizzo per ogni messaggio. Ad esempio, uno per avvertire i simili della presenza di intrusi, l'altro per far conoscere la loro posizione esatta in quel momento, un altro ancora per richiamare il partner. E tra l'altro il partner è unico per tutta la vita, quindi non ci sono tradimenti nei corvi. Sono monogami, c'è monogamia qua. Sul loro linguaggio, tra l'altro, nel 2011 è stato fatto un esperimento fighissimo, cioè dei ricercatori indossavano una maschera spaventosa e poi catturavano dei corvi per applicargli un anello di monitoraggio alle loro zampe, dopodiché li rilasciavano. Ma da quel momento, ragazzi, i corvi iniziavano a gracchiare, e quindi, diciamo, per avvertire, era una colse di avvertimento per i loro simili, appena vedevano quella maschera. E sorprendentemente anche negli anni successivi i corvi più giovani, che non avevano partecipato all'esperimento, reagivano allo stesso modo. E questo che cosa vuol dire? Che gli adulti avevano trasmesso questa informazione ai giovani, dimostrando un processo di trasmissione culturale tra le generazioni. Per loro questo tipo di comunicazione è fondamentale per sopravvivere, ed è un'altra caratteristica che noi abbiamo sempre attribuito unicamente ed esclusivamente agli esseri umani. E invece ancora una volta si è dimostrato che non è così. Allora, vabbè, abbiamo capito che loro potrebbero portarci rancore per anni, forse per generazioni intere. E mi sa che dobbiamo fare molta attenzione a come ci comportiamo quando ne incontriamo uno. Però, a parte, diciamo, la gag, a differenza degli altri uccelli, loro capiscono molto bene se noi siamo una minaccia o meno. E infatti loro, quando noi ci avviciniamo, se loro capiscono che non siamo una minaccia, se ne restano lì da soli, cioè fermi, senza scappare. Anzi, probabilmente ci guarderanno molto incuriositi per studiarci meglio. E tutto quello che dobbiamo fare è restare calmi, ma soprattutto essere sempre rispettosi, perché tanto loro non ci attaccano. Anzi, potrebbero persino riconoscerci in futuro e considerarci, diciamo, se non amici, parte di quel territorio. Però effettivamente alcuni portano dei regali alle persone che li hanno aiutati, oppure si occupano di ripulire l'ambiente che noi inquiniamo con i nostri mozziconi per terra di sigaretta. Loro puliscono l'ambiente dai mozziconi con una ricompensa. Questo è un motivo in più per non lasciare i mozziconi per terra, perché tanto abbiamo visto che sono nocivi alla salute, ci mettono tantissimo per riuscire a decomporsi, e inoltre non è il massimo, diciamo, per un corvo magari rischiare di ingerirli. Quindi smettiamola di considerarli cattivi o
gli uccellacci del malaugurio, perché non lo sono, anzi, riflettiamo su quanto spesso noi sottovalutiamo la natura che ci circonda. Il rispetto per gli altri animali non è solamente una questione etica, è proprio anche riconoscere un'intelligenza diversa dalla nostra, ma non per questo meno straordinaria. E io con questo, ragazzi, chiudo e me ne vado al caldo che sto pelando. E se questo video vi ha fatto vedere i corvi in una luce un po' diversa, una prospettiva diversa, fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente, se avete anche delle domande, curiosità, come sempre, io sono qua per rispondervi. A questo punto, alla prossima!